Benvenuti! Con questa serie di podcast vorremmo proporre una chiave di lettura che auspichiamo nuova e originale del femminismo contemporaneo e dei suoi dintorni. Svolgeremo dunque alcune riflessioni applicando al femminismo, ai suoi capisaldi e ai suoi slogan alcuni concetti derivati dal campo delle scienze evoluzioniste, discipline che negli ultimi 40 anni si sono potentemente sviluppate e che sono arrivate a svelare con particolare rigore scientifico la radice di gran parte dei comportamenti e delle emozioni umane. Il risultato delle nostre analisi deriva da una imponente quantità di studi scientifici che, per correttezza, citeremo sempre integralmente nella descrizione del podcast, di modo che l'ascoltatore più curioso possa verificare le fonti o approfondirle. Buon ascolto! Nel podcast precedente abbiamo approfondito le basi evolutive che hanno guidato e di fatto ancora guidano il modo con cui femmine e maschi di varie specie, inclusa quella umana, si avvicinano, si accoppiano e creano un'unione imperniata sulla prole. In queste dinamiche abbiamo visto i geni di un organismo maschile, consci di poter avere una molteplicità di figli, spingono il maschio stesso a diffondere quanto più possibile il proprio DNA, cercando molteplici occasioni di accoppiamento. I geni di un organismo femminile, di contro, sapendo di poter avere solo una nidiata per volta, spingono la femmina stessa a selezionare con cura il compagno con cui accoppiarsi. Il punto d'incontro di due sentieri così poco compatibili è nella prole e nella sua cura, verso cui le specie convergono in diversa misura. Quella umana è una delle specie geneticamente più portata a convergere sull'investimento genitoriale. In questo quadro però mancavano alcuni tasselli importanti. Uno di questi riguardava il caso in cui il maschio, nonostante tutti i suoi sforzi per convincere la femmina all'accoppiamento, si vedesse rifiutato e optasse quindi per la coercizione, ottenendo dalla femmina l'accoppiamento con la forza e la violenza. Parliamo dunque di stupro e cerchiamo di capire se e quanto è un comportamento in qualche modo selezionato nel corso dei millenni come adattamento per la sfera maschile e perché. Il punto di partenza non può che essere la tesi femminista inerente alla violenza sessuale. Manco a dirlo, per le femministe lo stupro è uno degli strumenti che il maschio tossico utilizza per sottomettere le femmine nell'ambito di un suo regime di dominio chiamato patriarcato. Dunque alla radice dell'atto sta una scelta deliberata. Gli uomini, in questa visione, si danno allo stupro per gli interessi del genere a cui appartengono, interessi che sono definiti dalla cultura, dall'ambiente e dagli stereotipi fin da quando un maschio nasce, dandogli un imprinting che poi si porta dietro anche quando diventa adulto. Sempre prodigo nella creazione di memi accattivanti, il femminismo ha dato a questa cosa un nome ben definito: cultura dello stupro. Una formula che non lascia dubbi sul fatto che venga esclusa a priori l'ipotesi che la spinta alla violenza sessuale possa avere radici genetiche ed evolutive, tali cioè da richiedere un impegno ben più studiato e profondo per limitarlo che non qualche manifestazione o slogan di piazza. In quanto elemento culturale appreso e tramandato, la cultura dello stupro per il femminismo può essere sradicata con un'opera controculturale, attraverso ad esempio lezioni di affettività fatte fin dalle scuole elementari, che a ben guardare si riducono poi a subdoli processi di colpevolizzazione dei maschietti e vittimizzazione delle femminucce. Tentativi patetici di mero condizionamento delle coscienze, dannoso nell'immediato e necessariamente fallimentare in prospettiva perché spiccatamente contronaturale. Se lo stupro è un adattamento dell'evoluzione, infatti, hai voglia a fare corsi e lavaggi del cervello? Resterà lì, inalterato. Ma prima dell'aspetto evolutivo, come spesso accade, sono già il buon senso e la logica a smentire il femminismo e i suoi memi. In realtà, infatti, un violentatore corre sempre grossi rischi. In una società tradizionale rischia la tortura, la mutilazione e la morte per mano dei parenti della vittima. Nella società moderna rischia di passare un sacco di tempo in prigione. Davvero gli stupratori nell'assumersi questi rischi si sacrificano altruisticamente per il bene dei miliardi di estranei che compongono il genere maschile e per rafforzare quella cultura dello stupro alla base di quel presunto regime chiamato patriarcato? Non è molto credibile.
L'idea che tutti gli uomini siano impegnati in una brutale guerra contro tutte le donne, portata avanti anche a colpi di violenze sessuali, cozza poi contro l'elementare dato di fatto che gli uomini hanno madri, figlie, sorelle e mogli che stanno loro ben più a cuore di quanto stiano loro a cuore la maggior parte degli altri uomini, cioè degli altri confratelli di patriarcato. Basterebbe questo per archiviare la cultura dello stupro teorizzata dal femminismo nel cassonetto differenziato delle stupidaggini, ma vale la pena capire anche cosa la ricerca scientifica ha rilevato in merito. Anzitutto va osservato che l'accoppiamento coatto è universalmente diffuso tra le specie nel mondo animale, il che fa pensare che la selezione non lo abbia rigettato, ma forse addirittura a volte favorito. Come abbiamo visto, la sessualità maschile umana si è evoluta in un mondo in cui le donne applicavano una severa selezione quanto a partner e circostanze in cui avere rapporti sessuali. Questo, per il maschio votato a spargere i propri geni il più possibile, probabilmente rappresentò un ostacolo da superare. Come la resistenza della donna venga superata dipende dagli altri aspetti della psicologia dell'uomo e da come egli valuta le circostanze. Tutto può svolgersi all'interno di un normale corteggiamento, in questo caso fra le tattiche più usate può esserci la gentilezza, persuadere la donna delle proprie buone intenzioni, costruirle un nido o per la specie umana offrirle la proverbiale bottiglia di vino o una cena. Tuttavia tra le strategie a disposizione c'è anche il ricorso alla coercizione, una strategia il cui uso diventa più probabile al concorrere di determinati fattori di rischio. Quando l'uomo è uno psicopatico, quindi insensibile alle sofferenze altrui, quando è sotto l'effetto di sostanze che ne sospendono l'esercizio della ragione, quando è un emarginato, quindi insensibile all'esclusione sociale, oppure nel caso estremo in cui è un soldato o un rivoltoso che in una sollevazione etnica considera il nemico un essere subumano e in più sa di avere ampie possibilità di passarla liscia. In casi diversi da questi, secondo la ricerca scientifica, è remota la possibilità che un uomo si riduca alla coercizione per ottenere di accoppiarsi con una donna. Il femminismo nega recisamente che al fondo della logica della coercizione sessuale ci sia una pulsione all'accoppiamento orientato alla procreazione, sebbene ciò sia stato confermato da diverse ricerche, i cui dati hanno mostrato come in genere i violentatori usino quel tanto di forza necessario per costringere la vittima al rapporto. Ed è raro che infliggano ferite mortali che impedirebbero concepimento e parto. Solo il 4% delle vittime di stupri subisce gravi danni fisici e meno di una su 500 viene uccisa. Con tutto questo rimane certo che in circostanze normali la strabordante maggioranza degli uomini non prova il desiderio di stuprare. Anzi, alcune ricerche a riguardo hanno dimostrato che la violenza carnale è rara nella pornografia e nelle fantasie sessuali. E secondo studi di laboratorio sull'eccitazione sessuale maschile, questa stessa viene spenta da immagini di violenze fatte subire a una donna e dai segni della sua sofferenza. Ma allora, perché la violenza sessuale non è stata esclusa come pratica dall'evoluzione? Qui gli studiosi si dividono in due ipotesi alternative. Secondo alcuni lo stupro potrebbe essere un adattamento darwiniano specificamente favorito dalla selezione, come accade in certi insetti dotati di un appendice con la funzione di trattenere la femmina durante l'accoppiamento forzato. Secondo altri si tratta di un effetto collaterale di altre due caratteristiche maschili, cioè il desiderio di molteplici rapporti sessuali e la capacità di ricorrere a una violenza opportunistica per raggiungere un obiettivo. Tuttavia, ben più importante della natura evoluzionistica della pulsione allo stupro in sé è la natura della motivazione allo stupro. In questo senso, un primo punto centrale è che la violenza carnale non si è affermata nell'evoluzione come una modalità di accoppiamento tipica, ma molto più probabilmente come tattica opportunistica, che diventa più probabile quando l'uomo è incapace di ottenere il consenso della donna. Un consenso, si prenda nota di questa riflessione, praticamente impossibile da ottenere se l'uomo in questione è emarginato da una comunità, quindi l'ostracismo non è per lui un deterrente, oppure se vive in una società che per qualche motivo non esercita un controllo consapevole del fenomeno e quindi diventa semplice passarla liscia o che la violenza venga in qualche modo tollerata.
Su quest'ultimo punto vale la pena soffermarsi un attimo, anche se si tratta di un terreno minato, e lo è perché va a colpire un memeplex. Chi ha ascoltato il primo podcast sa che cos'è un meme. Ebbene, un memeplex è un'alleanza di singoli memi che si coordinano e si sostengono a vicenda per sopravvivere, prosperare e rimanere nel flusso culturale, esattamente come fanno i geni con gli organismi viventi. In questo caso i memi coinvolti sono quello femminista della già citata e infondata cultura dello stupro e quello che potremmo chiamare delle porte aperte, favorevole a un accesso indiscriminato all'interno di una comunità consolidata di individui appartenenti a comunità radicalmente diverse, senza però garantire ad essi reali possibilità di integrazione. La cronaca ci dimostra quanto i due memi siano alleati in un memeplex molto coriaceo. Per esempio, qualche anno fa in Italia, in una sede ufficiale, si disse, in termini giustificatori, che gli immigrati non sanno che non devono violentare. Ed è poi evidente il doppio pesismo che si applica, perlomeno sui media, quando lo stupratore è un cittadino italiano e quando è un immigrato. Il tutto per non dover ammettere ciò che la biologia e la psicologia evoluzionista hanno già ampiamente dimostrato. Un emarginato dalla comunità, un individuo costretto dalle circostanze a vivere ai margini, privo di ogni occasione di integrazione e magari già instradato nel flusso della criminalità, non sente su di sé la pressione del rischio di finire additato, escluso, ostracizzato o incarcerato. Manca cioè per lui quel freno di sicurezza che rende impraticabile l'opzione della coercizione sessuale. Di fronte a pulsioni profonde e al concorrere di quelle circostanze, niente gli trasmette l'idea del divieto e lo stupro diventa una tattica legittima. Consentire un accesso indiscriminato a masse di uomini in giovane o giovanissima età, dunque nel pieno della propria spinta ormonale, senza avere la capacità di garantire ad essi una vera integrazione e una dignità di vita che gli permetta di competere per un normale accesso alla sessualità, significa porre le condizioni perché vari e profondi meccanismi evolutivi legati alla violenza sessuale scattino senza controllo. Non è un caso che le statistiche sulle condanne per stupro in Italia, se lette correttamente, ovvero riportando i colpevoli italiani e non italiani alle rispettive popolazioni presenti sul territorio, mostrino come nell'area dell'immigrazione risieda un livello di propensione allo stupro infinitamente maggiore rispetto all'area dei cittadini autoctoni. Ben intesi, può essere, come sostiene qualcuno, che a ciò si aggiunga il fatto che la pulsione alla coercizione sessuale derivi da un'impostazione culturale non armonizzata con quella del paese ospitante. Tuttavia, quello culturale può essere solo un elemento accessorio rispetto a quello biologico-evolutivo. È un fatto che nelle società in cui le donne hanno maggiore voce in capitolo sulle relazioni e l'accoppiamento, come la nostra in Occidente, gli uomini competano per esse o per lo status e la ricchezza suscettibili di attirarle. In questo contesto, una creatura visibilmente sulla strada del completo fallimento riproduttivo deve in qualche modo trovare una soluzione, spesso rischiando gravi conseguenze, per cercare di migliorare la sua traiettoria di vita. È quindi facile che i giovani in aree di disagio e povertà siano pronti a rischiare ostracismo, punizioni e galera per migliorare le loro chance di successo non tanto nella ricerca del piacere sessuale, ma istintivamente nella lotteria dell'evoluzione. Finora però abbiamo concentrato tutta la nostra attenzione sul violentatore, cioè sull'uomo. Eppure, dall'altra parte della violenza c'è un altro soggetto, ossia la donna, la vittima, che in quanto tale non può essere trascurata. È stato rilevato che in tutto il regno animale, incluso ovviamente la specie umana, tutte le femmine oppongono strenua resistenza all'accoppiamento coatto. La ragione di tale resistenza è per l'atroce sofferenza che la violenza carnale provoca in loro, una sofferenza che affonda profonde radici nella natura femminile. Lo stupro attenta infatti alla scelta della femmina, cuore dell'onnipresente meccanismo della selezione sessuale. Scegliendo il soggetto e il contesto per l'accoppiamento, vengono massimizzate le probabilità per la femmina di unirsi a un maschio dotato sia di buoni geni che della disponibilità e della capacità di condividere la responsabilità di allevare la prole. Questo calcolo spiega perché le donne si sono evolute per esercitare il controllo sulla propria sessualità, sui termini dei loro rapporti e sulla scelta di quali uomini saranno i padri dei loro figli. Esse oppongono resistenza allo stupro e soffrono terribilmente quando questa resistenza fallisce perché viene loro strappato il controllo su scelte e rapporti sessuali.
Sotto questo punto di vista, l'ottica femminista prima descritta potrebbe apparire come corretta. È tutta una questione di esercizio del potere maschile sulla femmina. In termini evoluzionistici il concetto si avvicina alla verità, però, solo se si invertono i termini. La sofferenza atroce e profondissima provata da una donna vittima di violenza sessuale, infatti, sorge proprio dall'essere forzata a rinunciare al potere che l'evoluzione le ha assegnato, ossia quello di essere la direttrice dell'orchestra che porta alla procreazione e alla proliferazione dei suoi stessi geni e del maschio con cui si accoppia. A lei è stato dato il compito di fare una severa cernita. Lei detiene lo scettro della scelta migliore. La violenza sessuale le strappa di mano quello scettro e le impone un atto contro natura e per questo particolarmente lacerante. Dunque, se proprio volessimo salvare il concetto femminista, dovremmo modificarlo da «è tutta una questione di esercizio del potere maschile» in «è tutta una questione di perdita del proprio potere da parte della femmina per mano maschile». Il fatto è che quando le femministe pronunciano le proprie formule non si sognano minimamente di fare riferimento ai fatti scientifici o alla natura umana. Il loro è un discorso tutto culturale e soprattutto politico. Quando parlano di potere si riferiscono alle semplici e più grevi prassi di dominio dell'essere umano sull'essere umano, a cui, da minoranza fanatizzata ed estremista, ambiscono a partecipare, magari in posizione egemone. Tutta paccottiglia ideologica, insomma, concepita ovviamente e come sempre contro la natura profonda dell'essere umano.